Nelle consegne ministeriali non è specificato quale tipo di articolo di giornale il candidato potrà scrivere. Articolo di cronaca, recensione, articolo informativo espositivo, articolo di opinione. Dal momento che il dossier dei documenti presuppone in qualche modo la trattazione critica, non semplicemente compilativa, di un tema, la scelta più ovvia è l'articolo di opinione, perché, come si può ben intuire dal titolo, comporta la stesura di un testo argomentativo. Che tipo di testo argomentativo è l'articolo di opinione? Il classico testo argomentativo tema scolastico? Non proprio. Per capirlo ci serviamo dell'aiuto di Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, scrittore e conduttore televisivo. Leggeremo e analizzeremo insieme l'articolo dal titolo La vita caduta nella rete, in cui l'autore prende posizione sul fenomeno dilagante del cyberbullismo alla luce di un fatto di cronaca. Esaminiamo l'introduzione dell'articolo. La prima parte è costituita da un'esposizione molto essenziale e scarna del fatto, scandita da frasi lapidarie, molto brevi, separate dal punto fermo. I ragazzi creano una pagina Facebook dove coprono di insulti l'insegnante, la polizia postale identifica gli autori, le famiglie sono sbalordite, eccetera, eccetera. Ecco il primo aspetto fondamentale dell'articolo di opinione. È un testo argomentativo, perché chi scrive esprime un suo punto di vista, una sua tesi, che però prende spunto da un fatto di cronaca, o più in generale, dall'attualità. Il giornalista può prendere ispirazione non solo dalla cronaca, ma anche da un'indagine statistica, da una ricerca di mercato, dal successo di una trasmissione televisiva, da una moda imperante, eccetera. Alla presentazione sintetica del fatto segue un breve commento. È una piccola storia istruttiva, diffusa e preoccupante. Un commento che anticipa l'opinione vera e propria e che pertanto funge da raccordo tra la premessa e la parte dedicata alla discussione. Prima di procedere con l'analisi, soffermiamoci sullo stile giornalistico. Quel che fa veramente la differenza tra il classico tema scolastico e l'articolo di giornale è proprio lo stile. E lo stile giornalistico si caratterizza per la presenza di alcuni tratti distintivi. In questo caso la predilezione per la paratassi, cioè per frasi brevi separate dal punto. L'uso di frasi nominali, qui non molto evidente, ma se scendiamo nella parte breve dedicata al commento, c'è una piccola frase nominale, tanti ragazzi, viceversa. E poi la brevità e la concisione dello stile. Come si può affrontare il problema del cyberbullismo? Un problema così spinoso e complesso partendo proprio dalla scuola? E questa è la domanda implicita a cui la seconda parte del testo risponde. Subito viene qui enunciata la tesi o opinione. Occorre una nuova educazione civica e potrebbe funzionare a patto di non chiamarla così. Infatti, la tesi di Severgnini è questa: introdurre a scuola una nuova forma di educazione civica, che non è quella tradizionale, ma prende il nome di educazione digitale, cioè educazione all'approccio positivo e critico verso i social network e verso tutto il mondo che definiamo digitale. A sostegno della tesi, il giornalista adduce due argomenti. Il primo, la polizia postale sta lanciando un programma in materia, cioè che la polizia postale si sta già attivando su questo versante. Il secondo è questo: gli insegnanti hanno bisogno, per così dire, di un upgrade, o meglio di un aggiornamento sul mondo della comunicazione web. Buona idea, dice, le scuole hanno bisogno di aiuto, e questo è il secondo argomento, perché pochi insegnanti possiedono le conoscenze tecniche e giuridiche per affrontare certi temi. È vero, un docente di greco non è tenuto a conoscere cosa significa retweet, ma avendo a che fare con nativi digitali non sempre educati dovrà stare al passo con i tempi. Il terzo argomento a sostegno è molto breve e non è corredato da alcun esempio. Anche i ragazzi, in quanto più esperti degli adulti in questo ambito, possono fornire un valido aiuto.
gli stessi ragazzi, se coinvolti nel modo giusto, saranno di grande aiuto. Potranno insegnare agli insegnanti e aiutarsi tra loro. Guardiamo di nuovo lo stile che predilige la paratassi. Nell'articolo di giornale c'è massima libertà. L'autore scrive un testo argomentativo, ma senza per forza attenersi in maniera scrupolosa e rigorosa allo schema scolastico della tesi, argomenti a sostegno, antitesi, eccetera, eccetera. Infatti qui troviamo una sottotesi o seconda opinione di rinforzo. Bisogna convincere i ragazzi che la vita vera è dovunque, non è soltanto in rete, fuori dalla rete, uguale, diversa, dice. E arriviamo alla conclusione, forse la parte più difficile dell'articolo, perché il rischio è quello di ripetere la tesi. Severgnini può servirci da modello. La conclusione è brevissima. Il giornalista non ripropone pari pari l'opinione che ha già espresso. Non dice ancora una volta c'è bisogno di una nuova educazione civica. Soprattutto aggiunge un'osservazione ulteriore, in forma di esortazione. È un mondo complicato, attraversato da una terribile bellezza. Se li aiutiamo, i nostri ragazzi capiranno come viverci e lo spiegheranno anche a noi.